Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Come state? Allora, oggi è 9 novembre, sono all'incirca le 11:30. Io sono appena uscita dalla COP. Ho preso due cosine che mi mancavano perché in questi giorni andrò a fare poi la spesa, quella grande, ma mi servivano due o tre cosine che secondo me sono interessanti, infatti dopo vi farò vedere. Mia suocera è qua vicino con i bimbi che sta facendo un giretto perché abbiamo portato anche cookie come quasi ogni volta e quindi insomma dal supermercato non può entrare, per cui lei è andata a fare un giro, anche perché c'è, guardate, un cielo fantastico. Adesso poso la busta della spesa in macchina. Oggi si sta proprio bene, difatti penso che arriveremo a casa un pelo più tardi rispetto al solito. Comunque insomma, a casa ho già lasciato tutto pronto anche per i gemellini, per la pappa, quindi arriviamo ed è già tutto fatto. Alex è a scuola e oggi è martedì e quindi lui oggi ha anche basket. Il martedì e il giovedì dalle 6 alle 7, difatti lo accompagno io e lascio ovviamente i gemelli a casa perché è un orario un po' critico, e poi me lo va a riprendere solitamente il figlio del compagno di mia mamma, che per noi, che per me è come un fratello, quindi come uno zio. È giovane come mia sorella perché ha 18 anni, e perché finendo alle 7 insomma arriverei a casa dopo le 7:15, ed è un orario veramente con i piccolini un po' così. Adesso sono proprio nel solito parco che vi riprendo sempre, ed è stranissimo perché ovviamente non ci sono bambini essendo un periodo di scuola. Comunque ragazzi, adesso noi ci facciamo una passeggiata, poi quando arrivo a casa vi faccio vedere la spesina che ho fatto, che ci sono due o tre cosine interessanti che ho preso anche per i gemelli, perché c'è Liam in particolare che purtroppo è predisposto ad avere arrossamenti nella zona pannolino. Allora ho provato una crema che vi farò vedere della, oddio non mi ricordo la marca, ma insomma è una Mustela, forse Mustela, però non sta facendo effetto. Alla fine sta facendo più effetto quello allo zinco, però vedo che insomma non è che li sta passando del tutto. Adesso ho trovato una cremina, perché la coppa ha sempre un angolino con creme, cose interessanti, dove mi trovo molto bene. E nulla, adesso ho visto anche mia suocera, quindi dopo vi faccio vedere la spesa e ci rivediamo tra un po'. Ciao! Allora, i gemelli dormono, lei è mia suocera. Saluta Maria. Ciao. Mi chiedete sempre di farla salutare. Allora, stiamo aspettando un caffè, adesso sono proprio le 12, infatti stiamo poco e andiamo a casa, e mi è venuto in mente che mi è stato, quando avevo chiesto che tipo di video volevate, e usciranno comunque in questi giorni quelli che mi avevate chiesto, mi avevate detto se facevo un video su come organizzo l'agenda, quindi penso che lo inserirò in questo piccolo vlog con questa spesina infrasettimanale, e vi farò vedere diciamo un po' come organizzo la mia agenda, perché è il momento migliore, nel senso che io solitamente intorno al 9-10 del mese utilizzo molto l'agenda perché faccio i conti di casa, le spese, le varie bollette, le cose che dobbiamo insomma affrontare durante il mese corrente. Ovviamente faccio poi programma, quindi se riesco oggi, altrimenti finisco di girare video domani, vi faccio vedere insomma un po' l'organizzazione dell'agenda, così spero insomma vi possa far piacere, soprattutto appunto a chi me l'aveva richiesto. Adesso ordiniamo il caffè e ci rivediamo dopo.
questo qui è il giubbino, quello che ho preso con la collaborazione di Shein. Adesso ho tirato sul cappuccio per farvi vedere, ma credetemi che è veramente veramente comodissimo. A parte che oggi c'è un sole eccezionale, e questo qui all'interno ha questo peluchetto ed è veramente ultra pratico. Praticamente sto usando sempre questo, poi ha questo cordoncino in vita e quindi è veramente praticissimo. Sono contenta perché siete rimaste molto 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 contente per me, per questa collaborazione. Infatti vi ringrazio come sempre per il sostegno e i messaggi. E anzi, una ragazza che saluto mi ha scritto che ha fatto degli acquisti su Shein e ha utilizzato il mio codice sconto, quindi sono veramente contenta. Ve lo ricordo che insomma c'è questo codice che è, mi sembra, Q6 Adrianas, col quale potete ottenere il 15% di sconto. Comunque veramente devo riconoscere che Shein ha dei prezzi ultra invidiabili, finalmente un po' di ombra, e la qualità è super, perché comunque mi pare che questo qui a prezzo pieno costasse neanche 20 euro, quindi veramente super super super. Comunque noi abbiamo preso il caffettino, che ci sta sempre, e adesso andiamo a casa e facciamo la pappa ai gemellini. Facciamo la pappa anche noi. Ho preso delle mozzarelline di bufala, ma mi sa che le terrò per stasera perché piacciono un sacco ad Alex e non mi va di mangiarle senza di lui. Però ho preso il crudo, ho preso i panini, quelli belli soffici, quindi io e mia suocera penso ci faremo quello con un po' di rucola e di tonno. Quindi molto 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 semplice, però sfizioso. E per stasera ho già preparato, stasera pare assurdo ma ogni volta che vloggo cucino le piadine, perché anche nello scorso vlog stavo facendo le piadine. Comunque ci sono le piadine con cotto, formaggio e insalata, e in più ho fatto una bella teglia piena 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 di zucchine, carote e peperoni condite con semplicemente olio e un po' di sale e pepe. E anche Alex ne mangia veramente tante, quindi così, stasera questo. E nulla ragazze, ecco, adesso saliamo in macchina, purtroppo andiamo a casa perché con questa giornata verrebbe voglia di stare fuori, e ci riaggiorniamo tra un po'. Eccoci ragazzi, sono le 12:37, siamo a casa e ho già messo a tavola. Allora, questo è il pranzo mio e di mia suocera, sono quindi il panino col crudo, la rucola e il tonno, credetemi che è super sfizioso e veloce. E qui c'è la pappa per i gemellini, c'è zucchina frullata con carota e patata, una spolverata di parmigiano, un filo di olio e un cucchiaio di farina di mais e tapioca. Loro sono già nelle loro postazioni, abbiamo anche già apparecchiato, infatti ora mettiamo i nostri piatti. E ho sbagliato perché le piadine in realtà sono per domani. Ora vi faccio vedere perché spesso appunto mi chiedete l'organizzazione dei pasti. Allora, qui c'è la frittata con salame, brie e formaggio, che è appunto per stasera. Poi le super verdure di cui vi parlavo prima, vedete, quindi carote, zucchine e peperoni, e in più ho preparato anche già per domani. Difatti io credo che inizierò a fare il meal prep. Ho visto tanti video anche su YouTube su mamme che si organizzano tutta la settimana, mi sa che dovrò iniziare anch'io a fare così. Comunque ho già preparato, vedete qua, le piadine, sono due vassoi, questi li ho comprati ieri o l'altro ieri da Terranova, al centro commerciale, le ho pagate due per 8 euro mi sembra, sono molto pratiche, quindi questo è già pronto per domani. In più semplicemente delle tegoline a cui aggiungerò un po' di burro, un po' di mozzarella, così vengono filanti e basta. Quindi è già pronto anche per
per domani. Quindi adesso noi mangiamo, vi faccio vedere in velocità le due cosine che ho preso al supermercato. Quindi ho preso la rucola che ho aperto, che ho usato, 79 centesimi, ho speso mi pare 39. Il crudo 1,45 euro. Questo qui dell'antica corte, credetemi, è buonissimo. Poi ho preso l'amido di riso per i gemelli, appunto per i rossori di cui vi parlavo. 4 panini al latte, 1,17 euro. O 3, scusate, no, 4, sì, perché 2 io uno, mia suocera, uno per Alex. Pomodori ciliegino, 2,50 euro. Il pane con le olive che piace a mio marito, 99 centesimi. Una merendina per Alex per scuola, solita, 89 centesimi. Le zucchine che ora ne consumiamo ancora di più, sono 1,5 kg per 3,87 euro. Aspettate che qua casca tutto. Ho preso una busta di deliziose in offerta, 1,18 euro. Formaggio grattugiato 1,10 euro, solito marchio top. Un altro di amido di riso 1,18 euro, 1,10 euro, forse non ho detto il prezzo. I soliti cristerini per i bambini 1,80 euro per 6 pezzi. Feta per mio marito 1,69 euro. Le mozzarelline che vi dicevo che ama Alex in offerta 3,93 euro, perché di solito sono a 5,25 euro. Questi kiwi che sono eccezionali, 2,87 euro per 5 pezzi, ma credetemi, sono buonissimi. Poi un'altra bustina di formaggio 1,09 euro. Le Tic Tac per Alex che ogni tanto gliele prendo, 99 centesimi. E infine ho provato a prendere questa cremina della Lictena, dice che calma le irritazioni, ripristina la barriera cutanea, protegge la pelle. 11 euro ed è veramente poca. Spero almeno però che sia efficace, perché dice che calma gli arrossamenti rapidamente ed il prurito, donando comfort e sollievo. Ripristina la barriera cutanea e protegge la pelle, aumentandone la resistenza. Quindi speriamo insomma che abbia effetto. E la spesina è finita. Quindi, come vi dicevo, sono proprio due cose, anche perché comunque tra due, massimo 3 giorni vado a fare la spesa grande, quindi va bene così, insomma. Quindi ora vi salutiamo, noi pranziamo e ci riaggiorniamo dopo con anche l'agenda.
Allora ragazze, sono le 13:30. Io vi ho fatto vedere che ho fatto qualche pulizia. In questo video sarà molto veloce perché insomma non vorrei che possa stufare. Comunque l'ho fatto perché spesso rispondo a certe domande dicendo che appunto io il pomeriggio, quindi pomeriggio intendo dalle 12:30 alle 14, porto avanti tutti i lavori che posso. Quindi la cucina, come vedete, è più che a posto perché è pulita, ho fatto tutto. Quindi poi stasera ci saranno giusto i piatti e insomma quello che utilizzo per cucinare ovviamente e basta. Ho anche già aspirato a terra, riaspiro di nuovo perché comunque il cane, siamo tanti insomma. Ho cambiato le tovaglie, anche questa mi piace tantissimo, l'ho acquistata al Pepco, è un runner, l'ho preso anche in Fantasia Floreale al prezzo di 2 euro tondi. Ho sistemato anche la postazione caffè. Questi qua sono veramente praticissimi per la frutta, ve li straconsiglio, sempre da Pepco, come anche questo qui con la simpatica scritta che io adoro, Home, che utilizzo qui, è la postazione dei gemelli, quindi i biberon, i cucchiai che utilizzo per frutta e pappa, camomilla per l'occorrenza, il latte che ora dovrò comprare un nuovo contenitore e di qua ne ho messo un altro di cestino e ho giusto l'indispensabile perché devo dire che preferisco avere meno cose fuori. Poi il bagno l'ho fatto prima di uscire questa mattina, difatti vedete è più che a posto. Qui abbiamo i gemellini che giocano, come potete sentire. E adesso vado a fare la lavatrice praticamente delle tovagliette perché anche giù ho altre cose. Quindi ora andiamo. Dei bambini, ho piegato le cose che non stirerò, quindi ci sono bavaglini, asciugamani, questa è la lavatrice dei gemelli e in più io
Sempre il giorno prima mi preparo, diciamo, l'outfit, l'abbigliamento per il giorno dopo, sia per Alex, per la scuola, e sia per i gemelli, in modo che nel mio carrellino che è in bagno che vi ho fatto vedere, mi preparo praticamente già i completi, anche perché questi qua non serve stirarli, li ho presi all'NKD, sono veramente, guardate, carinissimi. Col pantalone incordinato, 5,99 a completo, li ho presi uguali e sono di una praticità unica, poi un prezzo veramente piccolo e nulla. E poi mi preparo sempre il pigiamino, quindi due completini, che vedete qua c'è l'altro, due pigiamini, ecco l'altro pigiamino, e due bodini. Per la nanna, l'outfit per il giorno successivo, in modo che io la mattina alle 7 ho già tutto pronto e li vesto. Outfit scuola Alex, e poi qui ci sono gli straccetti che vedete che utilizzo per i gemelli, che sono quelli che li metto nel collo, che più di qualcuno mi ha chiesto come mai. Questa è mia suocera che gioca con i bambini. Perché se no gli cade il ciuccio, mettendo questo, diciamo, straccetto, a parte che gli rimane la gola coperta, quindi anche bene, essendo freddo, e poi non gli fa cadere il ciuccio, e quindi glielo tiene, diciamo, in bocca, perché hanno la catenella, ma gli casca, invece con questo straccetto gli rimane su, anche quando dormono. In più, qui ho cassettina, bacinella, dei vestitini dei gemelli da lavare. Bacinella super della nostra roba da stirare, quindi qui ho la roba da stirare e nel più breve tempo possibile devo anche stirare. Adesso sono le 13:30 passate, vado su, mi faccio una doccia veloce, solitamente sempre a quest'ora perché credetemi mi devo cambiare 2 volte al giorno perché sudo tantissimo. E cambio il pannolino ai gemelli, preparo il latte. Mia suocera prende solitamente un gemellino e io un altro, quindi ci alterniamo. Ieri ho preso io Liam, quindi oggi lo prende lei, per cui io oggi prendo Nathan per fare la nanna. A dopo. Sono le 14:10, mi sono anche fatta la doccia, non vedevo l'ora. Ho messo giusto la maglia del pigiama e il leggings nero. Ho qui Nathan perché Liam, avete visto, è di là con mia suocera. E ora niente, cerchiamo di riposare almeno fino alle 3:30 perché poi io alle 4 vado a prendere Alex. La mattina prende il pulmino, ma il pomeriggio vado sempre a prenderlo io. Vado da sola e lascio i gemellini a casa anche perché solitamente dormicchiano ancora 3:30-4 e quindi poi andremo insieme. A dopo. Rieccomi. Ciao. Ore Ciao. 16:10, ho preso Alex a scuola. Adesso andiamo a casa, fa merenda, si cambia e poi lo accompagno, come vi dicevo, a basket. Ciao. Ovviamente farà un paio di compitini che la mamma gli preparerà per esercitarsi un po'. Sospiriamo su problemi, su sillabe, su doppie, in modo da diventare più bravi, vero? Ok, andiamo dentro. Eccoci ragazzi, allora sono le 16:25.
Alex si è cambiato. Sto per fare i miei compiti. Che sono quelli che in realtà li do io per esercitarsi, perché ha avuto qualche... Alex ha avuto qualche difficoltà a scuola e quindi è tutta esercitazione. Qui abbiamo già disfatto lo zaino perché io gli sto insegnando, appena arriva a casa, a lavare le manine, eccetera, eccetera. Disfare lo zaino, lavarsi, eccetera, insomma. In più c'è anche lo zaino di basket che è quasi pronto. E anche il mio cappello. Sì. Allora, so che ad alcuni pare strano, ma noi ceniamo presto. Sorrido perché veramente mi sono detto, mamma mia, ma ceni prestissimo. Noi prima di, che arrivassero i gemelli, cenavamo intorno alle 6, 6 e un quarto, quindi comunque già cenavamo presto. Diciamo che, essendo che loro comunque ancora hanno 5 mesi, hanno diversi capricci durante la giornata, capricci per modo di dire, abbiamo anticipato l'orario, quindi mangiamo alle 5 e mezza, perché è un orario, diciamo, abbastanza gestibile, che siano svegli o che facciano il riposino, e quindi riusciamo a mangiare insieme. Ma oggi che Alex ha basket e giovedì che ha basket lo devo accompagnare, per cui esco di casa alle 5 e mezza e torno alla fine alle 6 e 20, perché lo lascio alle 6, 6 e 5, tempo della strada, insomma, è quello è l'orario in cui torno, per cui ceniamo alle 5. Difatti io gli dico sempre anche non fare tanta merenda, perché sennò poi non riesce a mangiare, perché poi lui, se io non ceno a tavola, non vuole mangiare, per cui se io dovessi mangiare dopo basket sarebbe improponibile, perché dopo le 7 è un orario proprio aiuto, ci sono i bagnetti, c'è l'ultima poppata di latte prima della nottata, e quindi diciamo che è un orario dove riusciamo un po' più a gestire meglio. Quindi c'è Nathan che sta facendo la pappa, la fruttina. Liam ancora dorme, quindi tra poco dovrebbe svegliarsi e prendere anche lui la frutta. E solitamente Nathan, essendo che si è svegliato alle 4, 5 e mezza dovrebbe riaddormentarsi, perché lui ancora ha dei micro sonnellini rispetto a Liam, che magari lui invece rimane molto più sveglio rispetto a Nathan. Magari dorme 2 ore e mezza, a volte anche 3 il pomeriggio, e poi non dorme più fino alle 8 e mezza. Arriva che ha due occhi così, ma sta sveglio. Quindi adesso Alex, ora vi faccio vedere, deve fare i compiti, quindi io gli ho preparato un problema, delle operazioni col più, delle operazioni col meno e delle parole da dividere in sillabe. Poi ceniamo e poi lo accompagno a basket, e poi quando torno si vedrà se i gemelli ancora dormicchiano, e poi alle 7 iniziamo bagnetti e quant'altro, quindi a dopo. Allora, ho giusto una mezz'oretta scarsa, ho in mano la mia agenda, come vi dicevo stamattina, e intorno alla metà del mese, intorno al 9-10, insomma, a parte, vabbè, i programmi che ne faccio due, programmi solitamente settimanale o ogni 10 giorni, quindi trisettimanale, dipende. Stavo per compilare il mio programma e sarà di 12, 13, 14, 16 giorni, quindi dai, 2 settimane abbondanti.
Allora, quello che faccio solitamente è suddividere i pasti, poi ogni tanto cambio, a volte magari tengo lo stesso programma per un po', dipende. Poi vi dico sempre, io mi trovo meglio così perché so sempre cosa fare, ora a maggior ragione che ci sono anche i gemelli, quindi mi devo organizzare ancora di più. Difatti sto pensando, sto valutando proprio di fare il meal prep e quindi prepararmi anche più di un pasto, questo è Nathan. Più di 2 o 3 giorni, prepararmi il tutto, insomma, in frigo, porzionare, insomma, ora devo un attimo capire come organizzarmi, proprio perché il tempo è poco, ma ci tengo a preparare comunque pasti sempre sani. Quindi solitamente apro il freezer e il frigo e vedo quello che c'è, in base a quello programmo, quindi diciamo che sostanzialmente e programmerò 3 cene a base di pesce per il venerdì, 3 cene a base di carne per il sabato, 3 cene a base di o polpette o ragù o lasagna per la domenica, 3 cene a base di carne per il lunedì, 3 cene a base di uova per il martedì, 3 cene, no, 2 cene a base di piadina per il mercoledì e 2 cene per il giovedì, dove alterno sempre la zucca con la zuppa di zucca con la torta salata. Ad ogni pasto, quindi se io faccio la carne, avvicino sempre della verdura, che possono essere broccoli, spinaci, insalata con pomodori e rucola, oppure una zuppa calda, il minestrone, insomma, c'è sempre la verdura vicino. Anche quando faccio il pesce c'è sempre la verdura. Accompagno altrimenti le patate 1 o 2 volte a settimana, insomma. Anche accanto alla piadina avvicino o l'insalata o delle verdure o un primo caldo, insomma, dipende anche un po' dalla giornata. Poi io magari, ripeto, segno che martedì ho le uova, invece magari faccio la piadina, dipende, ecco. Comunque sia, accompagno sempre frutta e verdura, che per me sono essenziali. Dopodiché, dopo che ho fatto il programma, Alex, un attimo. Dopo che ho fatto il programma, mi segno sempre sull'agenda, ora vi faccio vedere. Mi segno, vedete, dove ho le giornate, quindi qui è novembre, qui va dal 1° al 6, vabbè, è vecchia, però è giusto per farvi capire. Mi segno le date più importanti che ho paura di dimenticare, quindi magari delle visite, io, ad esempio il 21 ho il vaccino esavalente, ho paura di sbagliare la parola dei gemelli, il 30 ho... scusate un attimo. Sì, Alex mi ha scritto di dire che lui mangia la frutta tutte le sere. Lui mangia, vero? Mangia mezzo kiwi, mezzo mandarino, mezza banana e mezza mela. Sempre fisso perché gli fa bene, Non soprattutto salutare anche la per mamma. combattere Virus e batteri. i mali di stagione. Non mi vengono le parole. Alex, ora non mi interrompere se non mi incarto. Quindi dicevo, mi segno le date più importanti che ho paura di dimenticare. Quindi so che questo mese ho il pediatra, a fine mese il 30, e ho il vaccino. Di Alex, oltre agli impegni di basket, non dovrebbe avere altro. Per noi nemmeno, però magari se so che devo andare a pagare l'assicurazione, piuttosto che andare in banca, piuttosto che qualsiasi altro appuntamento che in questo periodo un po' di memoria la perdo, mi segno tutto. Dopodiché, la cosa che più, diciamo, mi preme dopo aver fatto la lista della spesa e il programma è segnare le uscite del mese. Quindi vado solitamente su una pagina fatta così e scrivo esattamente le entrate del mese. Io vi faccio un esempio giusto per farvi capire. Userò dei numeri a caso. Mettiamo caso che la famiglia X gli entra una somma di 1.000 euro. Io mi segno che con quei 1.000 devo pagare l'affitto, le bollette, luce, gas, acqua, quel che sia, bollettini vari che possono essere mensa di Alex piuttosto che bollettini X. E mi segno insomma l'affitto, mi segno il budget della spesa grande più le varie spesine. Quindi segno tutte le entrate che abbiamo in frigo.
famiglia e mi segno tutte le uscite che abbiamo in famiglia. Quindi io vi faccio, Alex prestami la matita un attimo che poi devo cancellare, vi faccio un esempio. Se entrano 1000, io mi scrivo 1000, a questi 1000 ve lo faccio proprio vedere come se lo stessi facendo. Mi segno per dire affitto, bollette, spesa grande, e due spese piccole, poi mi segno il carburante, perché comunque abbiamo due macchine, quindi una va a gasolio e una va a benzina. Mi segno le assicurazioni, perché questo mese so che ne parte una, e mi segno la mensa e gli extra. Quindi nella spesa grande sono compresi anche la farmacia per i gemelli per il latte e la farmacia e per dire negozi tipo Tigotà. Ecco qua, quindi questo io faccio esattamente così, quindi mi scrivo tutte le entrate che ci sono in famiglia e tutte le uscite del mese. Quindi diciamo che l'agenda la uso tanto dei giorni al mese, più per relax mio mi piace magari quando riesco ora meno di prima a scrivere magari la sera, ma perché è una cosa che mi rilassa molto. Quindi questo diciamo è l'utilizzo che faccio io della mia agenda. Per il momento con questa mi sto trovando molto bene, l'ho comprata su Amazon per chi dovesse, insomma, avesse piacere a prenderla, ed è fatta così, quindi per me è strutturata molto bene. Non ne ho comprate altre dall'ultima volta, quindi vuol dire che insomma è fatta più che bene. Vedete, qui è dove segno il programma e in parte dove ci sono anche le note mi segno magari che devo andare a fare la spesa, le sirene blu, macelleria, so che devo andare in farmacia, mi sono segnata di andare in banca. Insomma, questo è l'utilizzo che faccio io dell'agenda. Secondo me è un modo più che pratico per tenere sotto controllo tutte le spese, tutte le uscite. Ecco, quindi spero insomma di aver risposto in maniera completa la domanda che mi era stata fatta, perché quando avevo raggiunto i 3000 iscritti avevo chiesto quali video volevate vedere sul canale, mi avete risposto in diverse, sono contenta, e credo che con questo sul fatto dell'agenda di aver diciamo un po' accontentato tutte le richieste, perché erano usciti diversi video che usciranno anche in questi giorni in base alle richieste appunto che mi erano state fatte. Ecco. Quindi gli extra forse non ho specificato, gli extra magari sono, che ne so, il caffè al bar, piuttosto che dei giochini, piuttosto che dei vestiti, insomma quello che comunque può servire. Ecco, quindi nulla ragazza, adesso sono le 5 meno un quarto, tra poco io e Alex mangiamo e poi lo accompagno a basket, ci vediamo dopo. Sì ragazze, 17:30, sto accompagnando Alex a basket e anche Capri, anche ed è già più che buio. A dopo. Eccomi ragazze, ho lasciato Alex, mamma mia che c'era, a basket.
Ora concludo il video, vado a casa, sono le 6 meno 5. Spero che questa giornata in nostra compagnia vi sia piaciuta, vi abbia tenuto compagnia. Io ora vado a casa, è il momento un po' più critico della giornata. E verso le 7:15 lavo i gemelli e poi c'è il latte che la sera fanno sempre più fatica a prendere, ma di notte lo vogliono, è assurdo, eppure così. E nulla ragazze, io ora vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stati in nostra compagnia e grazie a tutte coloro che lasciano sempre un buon commentino per tutte noi, tutti noi. Un bacione, alla prossima, ciao.